Tribunale INPS, il MID, rilancia l'appello al Comune affinché garantisca dei posti auto per i portatori di handicap. A segnalare i disagi che sono costretti ad affrontare i cittadini con diverse abilità è Giovanni Esposito del coordinamento campano del MID, che oltre al sindaco Nargi invita il presidente del Tribunale Irpino, Angelo Melone, forte delle segnalazioni ricevute, a intervenire per rendere meno complicato l'accesso agli uffici di Palazzo di Giustizia alle persone con deficit motori. Secondo Esposito, attualmente il parcheggio auto protetto da una barriera automatica è riservato esclusivamente alle forze dell'ordine e ai dipendenti del Tribunale. Esposito dà voce anche alle lamentele registrate per la mancanza di posti auto a favore delle persone con diverse abilità lungo la strada a ridosso della sede INPS di Via l'Italia, dove tra l'altro vengono presentate le domande per l'invalidità civile, sottolinea Esposito, e dove si effettuano le visite per il riconoscimento. Anche in questo caso l'appello a intervenire è rivolto al sindaco Nargi e ai vertici dell'INPS. Tra l'altro la sede di Via l'Italia è dotata di una pedana definita al top da Esposito, un'area laterale all'edificio riservata alle ambulanze. Peccato, esclama, che non ci siano posti destinati ai cittadini diversamente abili.